di questo ciclo è una vera e propria sperimentazione, insomma. Ringrazio il Presidente Amato per essere qui, è sempre una presenza gradita e preziosa. E io non voglio neanche, diciamo, perdere tempo e dare subito la parola a Fabio Beccherini, che è partner di questo progetto, insieme poi ci sarà la professoressa Rocchi che ha curato la parte scientifica e spiegherà tutto quanto, e appunto il progetto con la partner della Banca della Maremma, e anche grazie appunto alla Banca d'Italia che ha finanziato il progetto. Grazie. Bene, allora innanzitutto buongiorno a tutti. Ecco, scusate dal microfono, faccio le prime prove. E devo dire che sono felice di essere qua, ringrazio tutti di questa bella partecipazione, il mondo della scuola in primis, perché è sempre così numeroso a questo tipo di eventi. L'ISGRE, che ci ha dato la possibilità di partecipare a questo tipo, a questa serie di tre incontri che iniziano con questa lezione magistralis del Presidente Amato. Ringrazio l'altro partner importante di questo evento, che è Banca d'Italia, che per il mondo, il sistema bancario italiano, è comunque organo di controllo, di vigilanza e anche di guida normativa, insieme a parte, ovviamente, alla partenariato europeo con BCE. È un momento per noi significativo, perché quando si parla di banche in questo periodo non è mai facile tracciare qualche argomento interessante, e poi di più vedere le banche però non è sempre positivo. E noi lo uniamo questa volta all'economia e al territorio, anche perché nella mission di una banca locale come la nostra c'è un punto specifico che poi ci trova in raccordo con questa iniziativa e ci fa sentire vicini a quello che ISGRE ci ha proposto. Noi abbiamo un articolo 2 nel nostro statuto che prevede una missione specifica, che è quella ovviamente di stare sul territorio, di fare credito, ma anche di contribuire alla crescita economica e sociale, ma anche all'educazione, al risparmio e alla previdenza. E in quelle parole, nell'educazione, nel risparmio e la previdenza, abbiamo la sintesi della presenza qui nostra. Il fatto è comunque, coerentemente al nostro impegno, noi vogliamo essere vicini a queste iniziative in cui istituti locali con partenariati nazionali forti si impegnano a trasmettere a tutti messaggi di educazione finanziaria, ad educare i cittadini in un percorso che comunque è di crescita morale e culturale. Il Presidente Amato sicuramente lo ricorderemo poi tutti con piacere, perché ho avuto occasione di sentirlo in tante altre occasioni e devo dire ogni volta sono più di saggezza alle sue lezioni, quindi sono anche onorato di essere presente in questo incontro. Onorato e felice di questo, in un percorso che poi vede una partenza già dagli accordi dal 1940-41 di Ventotene per arrivare alla contemporaneità, in cui contemporaneamente abbiamo nel nostro mondo tanto di Europa. Si parlerà di Europa, noi la viviamo tutti i giorni, perché anche nel mondo bancario, quando parliamo di EBA, l'autorità bancaria europea, parliamo del Comitato di Basilea, che è quella regolamentazione internazionale, di BCE, di cui sentirete parlare più spesso per la politica monetaria, parliamo di istituzioni che sempre più sono presenti nel nostro sistema e sempre più con legislazioni sempre più accurate intervengono sugli stati nazionali. Le banche locali in questo giocano tutto un ruolo particolare, perché nell'ambito di un contesto che cambia stanno comunque facendo anche loro un bel cambiamento. Io qui rappresento la banca di Grosseto, la banca della Maremma, la banca del nostro territorio. Noi ci inseriamo in questo contesto di legislazione comunitaria come una piccola banca locale che, per far bene il suo mestiere, deve rispettare le grandi regole che vengono imposte a livello internazionale e vengono poi trasformate da noi e declinate in un ambiente molto più piccolo, in un ambiente dove ancora c'è lo spirito di comunità, e quindi la banca deve essere presente tra i cittadini con una serie di relazioni dirette. E non a caso, oltre a fare banca, facciamo educazione finanziaria, veniamo nelle scuole. Forse qualcuno di voi ha già avuto modo di vedere i nostri colleghi che nell'arco del corso dell'anno scolastico vengono a fare lezioni di educazione finanziaria. Ci siamo impostati un programma che prevede per tutti i gradi di istruzione una presenza costante, un elemento di vicinanza e di crescita morale, un elemento che ci dà soddisfazione e troviamo coerente. In questo tipo di incontri ci sono modalità di approfondire e anche di tutelare in modo diverso giovani, ma anche anziani, andiamo anche nei centri sociali, dalle truffe per quanto riguarda gli anziani, per i giovani crearsi anche una prospettiva che è di formazione finanziaria e di prospettiva anche di lavoro, aprendo un mondo che è quello poi dell'accesso alle possibilità di credito per le future professioni, che sicuramente può essere di utilità.
Quindi benvenga insomma la nostra presenza, il nostro partenariato, e benvengano giornate come queste che sicuramente contribuiscono alla crescita di tutti. Grazie. Buongiorno, benvenuti a tutti i nostri numerosi studenti, benvenuti le autorità che vogliono presenziare e stare accanto all'Istituto e benvenuto al Presidente Amato, e premetto subito che è persona che ci è stato sempre molto accanto culturalmente, con un contributo che credo sia stato veramente importante, con delle idee e con l'attenzione verso il nostro Istituto. E anche in momenti critici come quelli che stiamo vivendo non da ora ma da almeno un paio d'anni, il nostro nuovo direttore ha un gravosissimo compito sulle spalle, così come il nostro presidente nuovo e il consiglio direttivo, perché si tratta di cercare di superare, di passare la nottata, come si può dire. Siamo qui con un progetto che per noi è importante, anche perché nel nostro stile c'è cominciare pian piano per arrivare a delle mete superiori quando ci riusciamo. Il tema dell'economia, dell'educazione economica, l'abbiamo affrontato già con iniziative insieme sempre alla Banca della Maremma, nostro partner in questo progetto e non solo, perché noi abbiamo curato per alcuni aspetti l'archivio della Banca della Maremma, che esercita un ruolo sulla cultura a Grosseto, perché dà un contributo notevole secondo me nel sostegno alla cultura. E le prime iniziative di educazione economica le abbiamo fatte insieme agli operatori della banca, con l'aspetto storico curato da noi e l'aspetto più tecnico, diciamo, di alfabetizzazione all'economia. Abbiamo dei materiali costruiti da loro, un lavoro fatto insieme. Siamo andati con un passettino più avanti a partecipare al bando della Banca d'Italia del 2015 per finanziamenti sul 2016. Il nostro progetto è stato accolto. Era un progetto ambizioso, non ci pensavamo proprio, abbiamo detto tentiamo, ma invece ce l'abbiamo fatta, ci siamo visti questa medaglietta, no? Di un accoglimento totale, no? Di quello che noi chiedevamo con questo progetto. È un progetto che ha delle caratteristiche diverse rispetto ai precedenti, perché sono previste tre lezioni magistrali: la prima, quella del Presidente Amato, che si terrà stamattina; la seconda, che si terrà il 24 di novembre, professor Giancarlo Falco dell'Università di Pisa, che affronterà aspetti di storia dell'economia; il 2 di dicembre, vi dico ora le date, non sono state definite ma proprio in questi ultimi giorni abbiamo avuto la conferma, il 2 di dicembre la lezione del politologo Luca Versichelli, Università di Siena, che è anche il presidente, il neopresidente dell'istituto, e quindi avremo i diversi aspetti del caleidoscopio delle crisi, perché noi siamo partiti dal concetto di crisi, siamo partiti da alcune affermazioni keynesiane, no? Che riguardano una vecchia crisi, ma che riguardano tutte le possibili crisi, perché ci sono approcci differenziati dal punto di vista delle politiche economiche e della visione, però resta il fatto che le soluzioni che sono state date nel corso del Novecento sono delle soluzioni a cui bisogna guardare per adeguare, per rinnovare, ma sempre per tener conto di un fatto, che il liberismo selvaggio e l'individualismo non producono nessun risultato. Questa è una verifica che noi abbiamo concretamente. Questo lavoro di livello più elevato, diciamo, rispetto a quello precedente, che era fatto di laboratori con classi, laboratori e lezioni, vi dicevo prima, con il doppio canale della cultura storica e della cultura tecnica, quest'anno invece si è trasformato in una scelta precisa, una sperimentazione con una classe del liceo musicale di Grosseto, la quinta classe, e quindi faremo un lavoro che si suddivide in lezioni laboratorio e ricercazione. Questa ricercazione avrà per tema la cooperazione. Il direttore Becherini non lo vedo più, ma la Banca della Maremma ci ha portato spesso delle esperienze fatte. Noi abbiamo sentito e visto e ascoltato con grande piacere, con grande curiosità, Beppe Tonello,
qualcuno forse sa a chi corrisponde questo nome, è un personaggio che rappresenta la cooperazione in un paese dell'America Latina che è molto seguita dalla Banca della Maremma. La ricercazione sarà proprio sul tema della cooperazione, perché noi riteniamo che l'agire cooperativo e la visione della cooperazione siano fondamentali di fronte a una situazione nella quale c'è bisogno proprio della solidarietà e della cooperazione. Perché partire da una lezione sull'Europa? Voi vedete, faccio scorrere delle immagini che riguardano Ventotene, che riguardano gli anni del confino, gli anni in cui Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero il manifesto di Ventotene. Sono materiali che io ho usato con le classi, li ho usati per lavorare con gli studenti sul tema dell'Europa. Io mi sento profondamente europeista. Il presidente Amato ha scritto cose a mio giudizio fondamentali. Ho letto non solo i suoi libri ma anche i suoi interventi sul Sole 24 Ore sul tema dell'Europa. In un momento come questo, dove si fronteggiano due visioni che sono quelle del recupero di tutta la sovranità nazionale, dall'altra la visione di chi ritiene che senza un'Europa politica non si possa andare da nessuna parte, che le sfide di oggi, che sono il Mediterraneo e il Nord Europa, gli europeismi negati con i nazionalismi e gli antisemitismi che rinascono, le forme di recupero addirittura di ideologie naziste, perché lo vediamo, e tante forme di dissesto delle idee in Europa, ci convincono sempre di più della necessità di parlare di Europa, di insegnare l'Europa, di ragionare sull'Europa. Noi partecipiamo ad un progetto europeo, ora in questo momento si sta discutendo a Lubiana del nostro programma di seminario, proprio ora, in queste ore, c'è un nostro rappresentante dell'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea di Grosseto nel seminario di Lubiana del progetto europeo finanziato dalla Commissione Europea, che si chiama Memorie di Frontiere, e sono temi che riguardano sempre il problema dell'Europa, perché il problema delle frontiere è il problema di dividere o unire, di tradurre le frontiere in luoghi di incontro o tradurre le frontiere in luoghi di costruzione di nuovi muri. Noi abbiamo già partecipato a 4 seminari in Spagna e in Francia, questo è il 5º, ci sarà il 6º a Grosseto in febbraio, e lì ragioneremo di vecchie frontiere e nuove frontiere, parleremo anche di migrazioni, delle migrazioni attuali, però l'origine dell'idea d'Europa, che non è certo nel manifesto di Ventotene, perché io ricordo da studentessa di storia e filosofia all'Università di Pisa quanto importante erano alcuni lavori, per esempio qualcuno lo ricorderà se ha studiato lettere e storia in anni passati, la storia dell'idea d'Europa di Federico Chabot per esempio era un classico su cui abbiamo tutti ragionato e riflettuto, e poi altre riflessioni successive. Queste sono riflessioni che appartengono a un'epoca nella quale era fallito il nuovo ordine europeo, come dice Enzo Collotti, voluto da Hitler e dai fascismi europei, e si aspirava a un nuovo ordine democratico, e quindi diciamo che questa idea di Europa non nasce a Ventotene, nasce molto prima, però si traduce in elaborazioni proprio a cavallo fra la prima metà e la seconda metà del Novecento. L'utopia, chiamiamolo pure utopia alla luce dell'oggi, quella di Altiero Spinelli, anche perché aveva delle caratteristiche legate a un'epoca diversa, molto diversa da quella attuale, però l'attualità di quest'idea è indiscutibile. Io credo, ne sono profondamente convinta, questa è anche una battaglia politica, fra virgolette, politica, lo dico senza preoccupazione, quella di diffondere un'idea di cooperazione fra popoli e stati, che si deve tradurre nel recupero di una volontà di stare insieme. Il mondo intorno è pieno di guerre regionali, è pieno di timori, insomma ci
convince che da soli non è possibile fare nulla. Quindi per questo il primo punto di questo nostro ciclo di lezioni ha voluto essere proprio un convinto europeista che ci parla dell'inizio di quello che poi oggi ci pone davanti alla necessità di leggere, interpretare, studiare l'economia, ma alla luce di questa sintesi di discipline che ci fanno capire che si pensò bene col manifesto di Ventotene e bisogna continuare a pensare bene. Io ringrazio veramente di cuore tutti gli insegnanti e le scuole che hanno voluto far partecipare tanti studenti così. Abbiamo dovuto, me ne dispiace, mandare indietro delle classi, ma le registrazioni sono a disposizione di tutti, quindi potremo utilizzarle. Ora con grande piacere do la parola al Presidente Amato. Beh, è un piacere vedervi qua davanti. Il punto è che questa storia vi interessa più di quanto forse state pensando, cioè non è una cosa tra le tante da imparare, ma è una cosa che può entrare nelle vostre vite in modi che oggi non siamo in grado di prevedere e che largamente dipende per il futuro da come voi reagite. Per questo è importante che ne parliamo insieme. Intanto se la vogliamo mettere un po' sullo shocking, ecco, pensando a Ventotene a quel tempo, prima, c'erano stati studenti in aule come siete voi ora, che ascoltavano lezioni sul futuro dell'Europa, sul nuovo ordine che all'epoca si pensava di apportare e che stavano lì tranquilli, poi tornavano a casa e poi riprendeva la loro vita. Ecco, nel giro di qualche anno molti di loro morirono. I maschi anche a 16-18 anni, chiamati a combattersi gli uni contro gli altri di paesi diversi, nella loro vita non avevano avuto alcuna ragione di ostilità nei confronti di coloro ai quali sarebbero stati messi lì a sparare, né l'avevano gli altri che erano uguali. Morirono a centinaia di migliaia. La riflessione sull'Europa parte di qua. E guardate che se si è riusciti a mettere insieme nei decenni gli europei, lo si deve esattamente alla cosa che ho detto. Ricordavo giorni fa ai vostri colleghi di Isernia che quando venne conferito al nostro allora presidente Carlo Azeglio Ciampi il premio Carlo Magno, che viene dato a personaggi illustri che hanno illustrato l'Europa, e la laudatio laggiù in fondo, non chiacchierate, vi prego, ecco, non, almeno senti che ti sto dicendo di non chiacchierare, almeno questo, poi se vuoi chiacchierare esci, non si sta in un luogo come questo per scambiarsi opinioni che si hanno mille possibilità fuori di scambiarsi. Recidivo, comunque, va bene. Gli ricordavo che la laudatio in quella occasione di Ciampi la tenne cosa che ci proprio colpì tutti, dicendo la seguente cosa: dice, siamo ad Aquisgrana, il premio Carlo Magno si dà ad Aquisgrana, quelli di voi che ricordano la storia medievale dovrebbero ricordare che Carlo Magno stabilì lì la sua residenza, ad Aquisgrana, che è più o meno al confine tra Germania, al Belgio, Paesi Bassi, in quel punto lì.
e che poi Federico Barbarossa ci fece la capitale dell'impero, eh? Ed è una bella città. E dice: tra Aquisgrana e Parigi si va lungo una strada che, se la fate e guardate ai lati, vedete centinaia e centinaia di croci bianche. Per chilometri e chilometri la strada è fiancheggiata da croci bianche, e sotto queste croci ci sono ragazzi tedeschi e francesi. E a questo punto non sappiamo neanche più qual è la croce francese, qual è la croce, sono tutte uguali. Chi va lì per piangere, come si diceva, i nostri morti, e non può scegliere, perché sono tutti nostri e sono tutti uguali. Ecco, quando si scatena la violenza legalizzata, che sempre violenza è, degli stati e oggi purtroppo dei gruppi che si fingono stati, ebbene, la conseguenza è inesorabilmente questa qui. E ci si ritrova da un giorno all'altro in questo mondo in cui poi quel che si conta è il numero delle croci. Noi siamo riusciti a salvare gli europei da tutto questo in questi decenni. E speriamo che si possa continuare a farlo, perché vi ripeto, la vita cambia in un modo. C'è un vecchio film che di sicuro vi sarà capitato di vedere, che poi è da un grande romanzo italiano, Il giardino dei Finzi Contini, e l'inizio di questo film vi testimonia di una vita che è assolutamente normale e spensierata, giocando a tennis. Sono ragazzi e ragazze che si ritrovano dopo la scuola. Alcuni sono ebrei, altri sono cristiani. Ecco, nel giro di qualche giorno, come un fulmine, si abbatte la disciplina razziale introdotta nel 38 in Italia, poi la guerra, e a quel punto queste vite diventano improvvisamente diverse. E accadono le cose inenarrabili che sappiamo che sono accadute. E quindi ci dobbiamo proteggere da questi rischi. Il senso dell'Europa è stato fino ad ora questo. La paura che serpeggia in Europa è che questo possa finire. E se finisce, non siamo in grado di valutare le conseguenze. E pensate, è un paradosso, perché lui vi ha raccontato cose vere, vi ha detto la verità, che l'integrazione in alcuni suoi rami sta procedendo. Oggi le banche più importanti di ciascuno dei nostri paesi sono tutte vigilate dalla Banca Centrale Europea, e un problema che hanno le banche centrali nazionali è di sapere esattamente che cosa ci stanno a fare, perché hanno perso una quantità di funzioni a beneficio della sede europea. E questo è un processo che sta andando avanti, però sono processi che sono affidati al cemento europeo che tenga. Qui non è che proprio arriva il terremoto, come purtroppo è accaduto in buona parte del nostro Appennino in questi giorni, ma il cemento si può sbriciolare. Che cos'è il cemento? Ecco, e io sono oggi vorrei dedicarmi più al cemento che non a ciò che abbiamo costruito sopra di esso, perché è quello veramente che conta, ed era ciò che diceva lei nel concludere il suo intervento iniziale a proposito dello stare insieme. Perché quella riflessione di Colla coglieva esattamente lo stato emotivo
degli europei che si ritrovarono tra le macerie, tra morti, che erano solo morti, nostri e gli altri, uguali, e che per Bacco si domandarono: ma che stiamo facendo? Che cosa abbiamo fatto? Era il 1945 quando finiva la Seconda Guerra Mondiale, era poco prima del 40 quando era cominciata. Noi nei nostri libri scriviamo con tutta tranquillità: ci fu una prima guerra mondiale, poi una seconda guerra mondiale. Ma vi rendete conto? Cioè, noi europei, per i nostri conflitti interni, scateniamo nel 1914 una guerra tra di noi che poi deflagra e diventa guerra mondiale. I morti ammazzati saranno in tutto il mondo. E dopo aver seppellito questi morti, non passano 30 anni e ricominciamo da capo, e siamo ancora noi europei. Cioè, la responsabilità che abbiamo verso il mondo è gigantesca, perché in 30 anni abbiamo coinvolto il mondo in una guerra e abbiamo scatenato una conflittualità che ha portato a milioni e milioni di esseri umani che se ne sono andati. Allora dobbiamo, mai più, ecco, scatta nelle coscienze questo mai più. E Ventotene rappresenta la identificazione della chiave da usare per provocare il cambiamento. Non è retorica, è l'analisi degli effetti prodotti nella storia dagli stati nazionali e dalla loro sovranità. La conclusione è che gli stati nazionali sono stati di sicuro un modo importante e progressivo di cambiare la vita delle nostre società, l'hanno organizzata meglio, hanno eliminato differenze interne di legislazione, di tariffe, di dogane. Quando scendete giù verso Roma, ora c'è un bel edificio che è proprio al punto dove si va al Chiarone o a Pescia Fiorentina, e lì c'è il confine tra le due regioni. E c'è un bel edificio che è stato anche restaurato, che è la Dogana, che stava tra Toscana e Stato Pontificio, in realtà, per attraversare il quale bisognava presentare documenti, pagare se c'era della merce, eccetera. Aver creato il nostro Stato nazionale ha trasformato la nostra vita, l'ha resa più facile. Ci ha fatto parlare tutti la stessa lingua. In questa meravigliosa penisola, quando nacque il Regno d'Italia, non più del 10% degli italiani parlava italiano. E credo di averlo ricordato proprio in quest'aula qualche anno fa, Cavour scrisse della sua soddisfazione ad Azeglio, mi pare, perché ci siamo riusciti, in francese, non in italiano, perché era la lingua delle élite colte. Quindi, insomma, lo Stato nazionale si è affermato con questa idea dentro: qua io sono sovrano, decido solo io, e di qualunque conflitto che ho con qualcun altro, nessuno sopra di me può decidere come deve essere affrontato e gestito. Il cuore del manifesto di Ventotene è: gli stati nazionali rimangano, ma dobbiamo tagliargli le unghie. Dobbiamo correlarli fra di loro, coinvolgerli tutti in un'unica federazione, e che questa federazione sia quella che ha i poteri esterni, in modo tale che nessuno abbia più il potere di impugnare le armi contro altri.
Questa è l'idea che, per la verità, non nasce con Ventotene. Insomma, se leggete Kant la trovate addirittura applicata al mondo intero, insomma, nel suo lungo saggio sulla Pax Perpetua. Però lo stesso Kant si rende conto che a livello mondiale è impossibile e che quindi si può sperimentare a livelli intermedi. Il nostro Mazzini, grande fautore della unità nazionale, esplicitamente dice che formare gli stati nazionali serve ad avere i pezzi con cui costruire l'unità europea, se no con frammenti troppo piccoli non si riuscirebbe a farla. E andando ancora più indietro, insomma, trovate Voltaire con l'Europa, trovate Rousseau con l'Europa, cioè è un'idea che era cresciuta nella storia. Ciò che la rende vincente è quando degli uomini che ne hanno scritto e pensato al confino, in un isolotto del Tirreno, mentre in furia la guerra intorno, perché loro ci lavorano nel 41, poi riuscirà a essere pubblicato nel 44, ma ci lavorano nel 41, quindi nel momento della massima disperazione, ecco, vi dà il senso intanto della fede in un futuro di queste persone e quindi poi delle energie che sapranno dedicare alla realizzazione di questa loro utopia. Ma al cuore, ecco, perché questo accada, riesca ad accadere, ciò che conta, si direbbe, è più il sentimento della ragione. La ragione porta lì, ma quelle croci convincono che va fatto. E quindi è una grande emozione, un'emozione di cui si fa interprete un uomo straordinario che, se lo guardate, mi sembra una di quelle vecchie figure, il ministro francese Robert Schuman, il quale il 9 maggio del 1950 pone concretamente il fondamento dell'Europa disegnata dal manifesto. E sapete come lo fa? Lo fa esattamente nella chiave del mai più guerre, perché, come forse sapete, Germania e Francia condividono una fascia che è il confine occidentale della Germania e orientale della Francia. La Germania c'ha la Ruhr in quel punto lì, la Francia oggi c'ha l'Alsazia-Lorena. L'Alsazia Lorena, per intenderci, è la regione dove c'è Strasburgo e quindi dove c'è oggi almeno pro quota il Parlamento europeo. Lì i due paesi avevano grandi giacimenti di carbone. Il carbone, fino a qualche anno fa, era il principale combustibile per la produzione di energia e in alcuni paesi ancora lo è, nonostante sia particolarmente inquinante. Ma allora il problema non è che se lo ponevano granché. E la Germania aveva piazzato le sue acciaierie, le acciaierie della Ruhr, anche i romanzi delle portano all'attenzione, è proprio lì, perché c'era il carbone, lo tiri su e senza spese di trasporto lo metti negli altifondi. I francesi un po' meno, i francesi già allora pensavano al vino, insomma, che non è una brutta cosa, tutto sommato. Poi arrivarono gli italiani, al vino francese gliel'hanno fatta vedere, ma insomma,
questo è un altro aspetto che non conduce a guerre, ma si erano combattuti per decenni per il possesso di questa parte e ad ogni guerra profittavano per allargarsi l'uno nei confronti dell'altro. In particolare l'Alsazia-Lorena era stata un giorno francese, un giorno tedesca. Insomma, appunto, voi una bella mattina andate a scuola e vi viene detto che la scuola ora è in tedesco perché è diventata tedesca. Insomma, così è capitato proprio per decenni. Fatto sta idea che Schumann il 9 maggio dice: i nostri due paesi si sono combattuti per decenni per il possesso di queste risorse, mettiamole insieme e così non ci combatteremo più. Mettiamo insieme il nostro carbone e il nostro acciaio, che non saranno più né tedeschi né francesi, saranno comuni. È questa la spinta proprio concreta, iniziale, che rovescia la storia. Una storia nella quale ancora nel primo Novecento si scrivevano libri, ce n'è uno che ho sul tavolo, di cui non ricordo l'autore, ma è intitolato La Grande Illusione, come un libro mio, dico, ma guarda, questo è tanto diverso, che spiega che per crescere economicamente non ha senso organizzare un esercito, conquistare un territorio e impadronirsi delle risorse di quest'altro popolo su quel territorio. La storia ha funzionato per millenni così, ma è sbagliato, non funziona, c'ha esternalità negative enormi. È molto più semplice avere un unico mercato dove, certo, ciascuno ha qualcosa di suo, ma lo scambia con gli altri. La cosa di Schumann fa scattare questa cosa in Europa. Infatti, da quella dichiarazione nasce la comunità economica del carbone e dell'acciaio, che è la madre della comunità economica europea che nascerà nel 57 e quindi della Unione Europea. Mettiamo insieme. Infatti i grandi meriti storici della Francia, con la quale noi italiani abbiamo sempre avuto un problema, insomma, no? E quindi ci sentiamo ancora la capocciata di Zidane sullo stomaco del nostro, come se fosse il nostro stomaco di ciascuno di noi, proprio un merito storico formidabile, perché era un paese vincitore, perché la Germania era un paese sconfitto, debellato, che non contava più in realtà, ma lui disse, ecco, eccoci qua a mettere insieme le nostre cose. La vita europea nasce da questo gesto, se volete, però è importante che abbiate presente una cosa, che è vero che ci eravamo combattuti, è vero che ne avevamo fatte di cotte e di crude, che avevamo inventato gran parte dei mali che si possano fare. La raffinatezza europea negli strumenti di tortura, se leggete oggi Beccaria, vale la pena di leggerlo, non tanto per la pena di morte, sulla quale secondo me è assai meno netto di quanto si dica, ma la tortura, anche come la spiega, e come spiega l'assurdità di torturare un essere umano per fargli dire la presunta verità, insomma, no? E poi tutte le vicende però noi, oltre a tanto male nella nostra storia, avevamo fatto crescere tante ottime cose. La cultura europea nelle sue diversità aveva avuto dei fili comuni,
che si erano sviluppati, quelli di cui parla Federico Chabot in quel libro che dovete assolutamente leggere, L'idea d'Europa, la terza, 1961, ma si trova ancora. Che la fa risalire all'antica Grecia, l'Europa come luogo degli esseri liberi, diversi dall'Asia dove prevale il dispotismo, liberi anche perché, spiegherà Paul Kennedy in un bel libro, uno studio storico americano sulla ascesa e caduta dei grandi poteri, anche perché non conquistabile da nessuno, perché è morfologicamente troppo complicata. L'Asia ha delle lande piatte, lunghe e grandi, e allora un solo potere riesce a distendersi. L'Europa, montagne che la dividono, all'epoca foreste impenetrabili, la foresta nera, si chiamava nera perché nessuno riusciva a passare in realtà. Oggi in autostrada la attraversate tranquilli. Ecco. Però in questa Europa fatta così, due cose accadevano: che c'erano, si formavano comunità diverse che parlavano lingue diverse, che avevano tradizioni diverse, cucine diverse, insegnamenti diversi, ma avevano anche dei fili comuni che sapete da chi erano portati? Erano portati dai monaci e dai professori, perché in questo medioevo post-romano chi attraversava l'Europa ed era itinerante erano da un convento all'altro i monaci, da un'università all'altra i professori, e creano un tessuto, o recuperano anche un tessuto comune. Questo è importante per spiegare come mai noi riusciamo a essere consapevolmente italiani e europei, francesi e europei, tedeschi e europei, e come nel resto del mondo spesso veniamo prima percepiti come europei e poi in base alla nostra specifica nazionalità. C'è un patrimonio comune europeo, c'è una identità europea. Si forma nei secoli, quando nascono le istituzioni dell'Europa che abbiamo, le vedete venire fuori, sapete come? Fondamentalmente in tre cose. La prima, che è proprio quella da cui vengono fuori, noi abbiamo una Corte europea, la Corte di Giustizia europea, che sta in Lussemburgo, la quale fin dall'inizio si è occupata non solo dei conflitti tra Stati, Unione, chi deve fare questo, chi deve fare quello, ma dei diritti dei cittadini, e ha identificato diritti che i cittadini hanno in quanto europei, tirandoli fuori, virgolette, dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi, degli stati membri. Quindi questi stati membri, anche se ne hanno fatte di tutti i colori l'uno nei confronti dell'altro, però dentro di loro, grazie a quei fili a suo tempo stesi da monaci e da professori, guardate, non scherzo, perché gli studiosi dei diritti umani, come diritti che in realtà nascono in Europa, Grotius è considerato il nostro principale così filosofo, che però ben prima di Grotius era nel diritto canonico, come spiegato nell'Alto Medioevo, l'humus dei diritti. E questo è il lavoro dei monaci, in effetti, che l'hanno portato in qua e in là. La Corte ve lo
ricicla e ve lo trasforma in diritto comune degli europei. In Europa è bandita la pena di morte. Nessun paese che voglia accedere all'Unione Europea può farlo se ha la pena di morte. E questo è un tratto distintivo importante dell'Europa. E l'Europa è riconosciuta anche per questo. La parità tra i sessi è al di sopra di ogni possibile ragion discriminante. Io ricordo sempre che la Germania, in nome della parità di sessi affermata dalla Corte di Giustizia, dovette cambiare la sua Costituzione interna, perché c'era una signora che era esperta in elettronica che aveva fatto domanda per essere ammessa alle forze armate allo scopo semplicemente di fare la manutenzione dei mezzi che lei sapeva fare. Le viene detto di no perché in primis la Costituzione tedesca non ammette le donne alle forze armate. E la Corte di Giustizia dice che questo è contrario ai principi comuni dell'Unione. La Germania cambia la Costituzione e apre le forze armate anche alle donne. E tantissime altre cose vengono fuori di lì. Nasce la cittadinanza europea, al punto che i cittadini europei eleggono un loro parlamento in quanto cittadini europei. Ma notate, ecco, qui c'è un equilibrio e questo è il punto di cui dobbiamo essere consapevoli. La cittadinanza europea non sostituisce la cittadinanza nazionale, ma si aggiunge al punto che se non sei cittadino di uno degli stati membri non sei neanche cittadino europeo. E quindi tu che giri col tuo passaporto Schengen per l'Europa, quel passaporto lo hai in quanto sei cittadino italiano-francese, se no non lo potresti avere, il passaporto Unione Europea. E tenete conto che ci sono tanti come voi che vivono in paesi lontani dall'Italia, ma hanno un bisnonno italiano, perché insomma un bisnonno italiano c'è ovunque, perché gli italiani sono andati ovunque. Non esiste, vi racconto questa, tante volte, insomma, una delegazione italiana va, non so se a Zanzibar o dove, ma 40 anni fa, roba di molti anni fa, circondata da questi ragazzini che hanno per la prima volta questi stranieri, vanno a visitare delle caverne che avevano e questi sentono uno, un ragazzino così ineretto, che fa: attenta a capa, che era basso, no? Allora vuol dire che appunto a Napoli non si dorme mai e si va in giro per il mondo, quindi un napoletano era già stato lì, attento al campo. Il bisnonno italiano, che in base alla nostra legislazione molto più generosa con gli ex italiani che non con quelli che vivono in Italia ormai da anni e che ancora non hanno avuto la cittadinanza, se hai il bisnonno italiano, sei cittadino italiano. Risultato, questi cercano di avere la cittadinanza all'unico scopo di avere un passaporto che gli permette di girare per l'Europa senza avere seccature. Ed eccoci appunto, con questo sistema, con questa unità nelle diversità che noi abbiamo costruito, noi abbiamo mantenuto la nostra identità e abbiamo ricavato una serie di benefici dal fatto di essere anche uniti. E ci siamo retti su questo.
ci siamo resi benefici enormi. La possibilità di girare per l'Europa senza essere fermati alla frontiera da quello che sale sul treno e esamina i documenti di ciascuno, di poter spendere in quasi tutta l'Europa la stessa valuta, quindi senza avere il problema del cambio e sapendo subito quanto vale una cosa. Perché io, quando ero ragazzo, prima di mangiare un panino fuori d'Italia dovevo fare 90 operazioni mentali per capire se mi stavano fregando o no, perché io, che questo mi richiedeva 150 corone. Allora ti fai il conto, ti fai il pettabellino, ti dice: no, un panino in Italia costa molto meno, e finisce che non mangi il panino perché hai paura di essere fregato. E quello ti dice 1,50 euro, 2 euro, ecco, ed era un vantaggio gigantesco. Vantaggi per l'economia, naturalmente, vantaggi per l'economia giganteschi. Le nostre imprese hanno potuto vendere a parità di condizioni negli altri paesi europei, hanno moltiplicato le unità di prodotto vendute a parità di processo produttivo e senza alcuna differenza. Insomma, no, quindi, sapete che c'è questa Brexit, che ancora non c'è, ma insomma che è stata avviata, e 4 giorni fa le grandi banche inglesi hanno annunciato che, se davvero il Regno Unito esce, loro, gli dispiace per la madre patria, ma si vanno a collocare in uno Stato dell'Unione per non perdere tutti questi benefici. Ora, questo lo dobbiamo dire perché non c'è dubbio che ha pesato molto la valutazione della convenienza a stare in Europa. Il sì all'Europa è un sì che nasce sul terreno della pura solidarietà. Solidarietà per quei ragazzi che non ho mai conosciuto, che ho contribuito a far morire. Questo è proprio... è questo tipo di emozione, nasce sulla solidarietà, ma poi cresce molto attraverso la convenienza. Questo ci porta a capire quello che ci è venuto succedendo, quello che ci è venuto succedendo, perché un'altra cosa che dobbiamo ricordare di Schumann è questa. Lui parla nel 1950, in anni nei quali l'effetto della guerra ancora c'è, e quindi quando veniva un tedesco in Italia non è che trovasse tanti amici, insomma. Magari aveva degli ex amici, questo sì, ma insomma il grosso della popolazione italiana è lo stesso, è accaduto anche più di recente in Polonia, un paese col quale sei stato in guerra e le cui forze armate ti hanno occupato e ovviamente hanno tenuto comportamenti che sono stati in molti casi pesanti. Tutto questo lascia uno strascico, e allora la costruzione europea implicava la progressiva cancellazione di questo strascico. E Schumann dice, in quella stessa dichiarazione, quindi mettiamo tutto insieme, in vista dell'Europa, dice: ma l'Europa non nascerà tutta d'un colpo. L'Europa crescerà passo dopo passo, via via che crescerà la solidarietà tra gli europei. Allora, quello che concretamente è accaduto è che questa solidarietà è cresciuta, ma è cresciuta via via che si perdeva l'effetto emotivo delle croci, che non tutti vedono, che a distanza di decenni
si allontanano, perché è ovvio, finché sotto la croce c'è mio figlio, c'è mio fratello, c'è mio marito, c'è anche mio padre, oppure mio nonno, io una sensibilità ce l'ho. E quando passano i decenni, certo che la gente è morta, perché questo mondo esiste da miliardi di anni, se no saremmo tutti qua, uno la mette così, insomma, non riflette più sulle ragioni delle singole morti. Quindi col passare dei decenni, di sicuro la solidarietà non è più nutrita da quel sentimento, ma è nutrita da simpatia, antipatia, dalla constatazione che abbiamo cose in comune, eccetera, eccetera, ma molto anche dalla convenienza. Non si può avere il minimo dubbio su questo. Non è solo questo, ecco, non si può essere cinici fino a quel punto. Io ho lavorato a lungo nei Balcani, all'avvio del processo ancora non concluso per alcuni di quei paesi, però Slovenia e Croazia sono entrate, la Serbia non è lontana, insomma vediamo. E lì soprattutto gli studenti con i quali parlavo non vedevano l'ingresso in Europa come una fonte di convenienza, ma come una fonte di ingresso in una civiltà che gli piaceva, ecco, che li allontanava da brutture come la loro guerra, però, che avevano vissuto da non molto. Ecco, questo era stato. Allora, ecco, siamo al punto. Che cosa ci è venuto succedendo? Fondamentalmente due cose. Le fratture che si sono create tra i nostri paesi in ragione della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, alla quale questi paesi hanno reagito diversamente. C'è chi ha reagito superandola più o meno dritto, c'è chi si è trovato sobbarcato di debito e disoccupazione e se ne è uscito con le ossa rotte. Questo ha creato una immediata distanza nord-sud, non c'era mai stata. I paesi del nord si identificano come paesi che hanno soldi e che non hanno alcuna intenzione di usare i loro soldi per pagare i debiti dei paesi del sud. Alcuni di quei paesi, ovviamente, che hanno più opportunità di lavoro, vedono che esercitando uno dei diritti che gli europei hanno in quanto tali, cioè andarsi a stabilire dal proprio paese in un altro Stato membro, ne stanno arrivando troppi. E non sto parlando degli immigrati da paesi terzi, sto parlando fondamentalmente dei rumeni e dei bulgari, che sono forse la principale ragione, più ancora degli immigrati terzi, per cui molti elettori inglesi hanno votato per uscire. Una parola d'ordine che voi avevate sentito in modo esplicito solo in Veneto, prima i nostri, è stata una delle bandiere, in riferimento ai posti di lavoro, della campagna pro-exit nel Regno Unito. Quindi che cosa ha fatto questa operazione? Ha desolidarizzato i paesi europei fra di loro. E quindi se il processo di integrazione si nutre di solidarietà, nelle fondamenta della nostra costruzione, al posto del cemento della solidarietà, è entrato questo fattore corrosivo che è la diffidenza, l'ostilità, la propensione alla chiusura.
Questo fenomeno si è accompagnato al moltiplicarsi dei flussi di immigrazione da paesi terzi, che hanno portato ancora di più all'idea, ragazzi, insomma, quella dei tre porcellini, ecco, chiudiamo la porta e chiudiamoci in casa, perché è l'unico modo di difenderci. Siamo a questo punto, io non voglio andare molto più in là, ma è molto chiaro, è semplice esattamente come l'ho messo. Allora, il punto è questo, che dite solidarietà e convenienza. Vabbè, certo, non conviene più stare in Europa. E il punto non è questo. È sbagliato dire così. Perché in questa fase difficile noi abbiamo visto venir meno, ma non tutti, alcune delle convenienze che avevamo, anche se resta vero che se continuiamo a produrre, avere un mercato più largo conviene rispetto ad avere un mercato più ristretto. Infatti gli inglesi sono pieni di difficoltà, ma i loro maggiori operatori economici dicono: se volete uscire, io però rimango, perché io non ci rinuncio alla integrazione. E muoversi comunque interessa a tutti. Non è vero che noi esportiamo solo ragazzi, ne importiamo anche, ne vengono tanti anche da noi. E avere un'opportunità di lavoro per molti di voi può essere più interessante averla a Berlino che non averla qui. Volete che vi dica una cosa che ad alcuni sarà sgradita? Può darsi che alcuni di voi siano omosessuali. Berlino è la città più ospitale d'Europa per gli omosessuali. Molti giovani omosessuali vanno a Berlino e cercano un lavoro lì, non perché non lo troverebbero in Italia, ma perché in ragione del loro orientamento sessuale là vivono una vita migliore. Ecco. Il punto qual è? È che la stessa convenienza può essere percepita alla rovescia di quello che è. E per cui, ecco, io dico, qui siamo, l'avete mai sentito nominare il comma 22, che è un famoso film, Catch 22, che è un comma inesistente del codice militare di guerra degli Stati Uniti, il quale dice la seguente cosa: chi è pazzo chiede di essere esentato dai bombardamenti, si riferisce ai piloti. Chi chiede di essere esentato dai bombardamenti non è pazzo. Quindi provate ad applicare una disposizione del genere, è rimasta come simbolo dei paradossi in cui si rimane intrappolati senza via d'uscita. E noi oggi siamo in una situazione da comma 22, perché razionalmente le ragioni dell'Europa sono, nonostante la crisi, assolutamente intatte. Nessun paese può difendersi da solo dal terrorismo, perché il terrorismo opera su una scala sovranazionale che non conosce confini. Compra l'aggeggio in Germania e la tuta mimetica in Slovenia e poi va a compiere l'atto da un'altra parte, avendolo organizzato da una quarta parte ancora. Se non c'è una assoluta circolazione di informazione tra le forze dell'ordine e l'intelligence, almeno del nostro contesto europeo,
quando te lo trovi davanti è troppo tardi, solo prima l'avresti potuto fermare, ma non lo potevi fermare da solo, perché le tue forze dell'ordine operano di per sé nel tuo territorio. Quella che è una delle vostre principali preoccupazioni, sarà respirabile l'aria di questo pianeta tra 20 anni? Si difende su base nazionale l'ambiente? Io stabilisco delle regole che vengono applicate solo in Italia e quindi chiudendo i cieli evito che inquinamenti provenienti da, posso arrivare lì? L'abbiamo fatto. Ecco, posso fare dei muri, ma poi una volta fatti i muri, sapete, gli Stati Uniti l'hanno fatto il muro al confine col Messico. E beh, sono state scavate delle formidabili gallerie attraverso le quali si passa sotto, e questo si può fare ovunque. Insomma, Gaza vive di gallerie, per quanto Israele l'ha circondata proprio in stato d'assedio, e solo chi ha il controllo delle gallerie, che un po' è l'Egitto a dire la verità, può fare qualcosa. Quindi insomma ci sono tutti i fenomeni con i quali abbiamo a che fare, immigrazione compresa, sono fenomeni che si governano su scala europea, però buona parte degli europei, presi dal panico, dall'ostilità, dalla intervenuta intolleranza per i diversi, dicono: io mi chiudo, e io mi chiudo, chiudo i muri, e io ristabilisco i controlli, e io rivolgo la mia sovranità. Allora, continuare a dire guardate che questo non è razionale, da solo non aiuta. Che cosa è successo? È successo che siccome la valutazione della convenienza si è dissociata dal sentimento della solidarietà, la stessa valutazione della convenienza finisce per portare in una direzione sbagliata. Il che conferma un'antica verità che grandi economisti hanno affermato, a partire da Adamo Smith, che la stessa convenienza, a prescindere da sentimenti di cooperazione e solidarietà con gli altri, finisce per perdersi, per non essere valutata. E quindi al fondo il mio problema, il vostro problema, non è quello di trovare argomenti razionali per sostenere la causa europea, quelli ci sono lì, ma è per riaprire i cervelli che non li accolgono questi argomenti, come sull'altro terreno, sul terreno dell'atteggiamento verso gli altri, dell'accettazione degli altri, è quello che fa scattare. Guardate, tutte le situazioni sono così, si arriva a divorziare per stupidi motivi che qualunque valutazione razionale farebbe scartare, a partire dal fatto che il divorzio oggi per persone di reddito medio-basso è la via verso la povertà più garantita, con moltiplicazione di spese, eccetera. C'è un bel film con Valerio Mastandrea che poi finisce per dormire nell'automobile, Gli equilibristi, che racconta questa storia, va bene. Dico, perché la molla dell'ostilità è la molla che prevale nella testa dei disgraziatelli. Allora, e questo è il mio punto finale, o ritroviamo questa, oppure effettivamente non garantisco, oppure beh. La mia convinzione è che le generazioni oggi che contano di più non sono più in grado di farlo, e che quindi per qualche tempo
la barca continuerà ad essere scossa dai marosi, ma insomma c'è ancora un buon margine. E la mia speranza, ma ditemi voi se sbaglio, è che faccia in tempo ad arrivare la vostra generazione a prendere le leve di comando, perché, ditemi se sbaglio, voi avete per mille ragioni, e aiutatemi a capirle quali sono, un atteggiamento verso gli altri che non è quell'atteggiamento di ostilità. Io per parte mia ho identificato 3-4 ragioni di questa vostra diversità giovanile, proprio diversità giovanile. La prima, che l'ho sperimentata sui miei figli quando erano piccoli e in altri bambini quando li frequentavo piccoli, ora neanche i nipoti miei riescono ad essere piccoli, ho bisogno di bisnipoti ormai, che se viene fatto un torto a un altro bambino lo consideravano come fatto a se stessi. Cioè avevano questa visione di un mondo di adulti tendenzialmente pericolosi e di se stessi, per cui la solidarietà con la quale coprivano l'altro, e quindi questo genera un sentimento di giustizia, perché ingiusto è non solo il torto fatto a me, ma anche il torto fatto a un altro come me, primo. Secondo, voi avete frequentato scuole, e Dio benedica i vostri insegnanti e le vostre insegnanti, nelle quali vi siete abituati, la mia generazione no, a convivere tra bambini e bambine di etnia e religione diversa. E poco alla volta, vivendoci, ci vedete e vi accorgete che ci si può vivere. E vi accorgete che il colore della pelle conta molto meno di quando ero giovane io, e che l'essere musulmano, buddista o cristiano investe aspetti importanti della vita, ma non tali da impedirvi di simpatizzare, di frequentarvi, di fare le cose insieme. Terzo, avete dei riti collettivi emotivamente significativi nel creare tra di voi solidarietà. Il concerto rock è uno di questi. Ai concerti voi andate non solo a sentire canzoni, ma a viverle, e le vivete insieme, ed è un'emozione collettiva. Per quelli di voi che sono cattolici religiosi, le giornate mondiali della gioventù sono un qualcosa che ha qualcosa del concerto rock. Ecco, io ricordo ancora quando era vivo l'inventore di questa roba, che era Giovanni Paolo II. Io mi ricordo quelle di Roma, perché allora ero presidente del consiglio e l'avevo proprio davanti. Quando i ragazzi e le ragazze si misero a fare la ola, lui, sgangherato come uomo come ormai era, si mise anche lui a fare la ola, e questo accentuò, ed era un sentimento che si comunicava da un giovane all'altro, insomma, capì cos'è un concerto rock in quella occasione, perché genera una emozione analoga a questa. Ci potrà essere dell'altro, ma io vi percepisco come una umanità migliore rispetto a quella delle generazioni che vi precedono, che deriva anche da appunto altre circostanze. I vecchi tendono a chiudersi, tendono ad aver più paura dell'incertezza e del futuro, amano molto la ripetitività perché questo li garantisce, li rassicura. Per voi sperimentare il nuovo è crescere nella vita, insomma, no? Ecco. Su questo dobbiamo lottare. Ecco, questo è il mio punto di conclusione, è questo qua.
ditemelo ora, qualche minuto l'abbiamo, se vi sto mitizzando, se voi siete molto peggio di quanto io mi aspetto. E molto peggio può essere che voi siete più indifferenti, che voi che vi frega, eccetera. Questo magari. L'importante è che cerchiate di non essere come quei pochi che ci sono fra voi, che in realtà si sono fatti infettare dall'odio, si sono fatti infettare dal vade retro verso il diverso, e che davanti al diverso magari sono pronti a usare la violenza. Tenete presente almeno questo, che qualunque psicologo vi potrà spiegare che questi poveri vostri colleghi sono in realtà affetti da grave insicurezza e da grande fragilità sul proprio io, e che nascondono la propria insicurezza scaricando violenza sugli altri. Non vale la pena essere così. Bravo. Potendo evitarlo, non vale la pena essere così. E non dimenticate il punto da cui sono partito. Una volta che si viene presi dalla spirale dell'odio, il passo tra questa spirale e le croci di cui parlava Cole è un passo molto breve. Lì si può finire per andare a parare, e penso che nessuno di voi lo voglia. Vediamo. Io credo che questa è stata una lezione, ma è stata anche una chiamata di correo a tutti voi, forse c'è qualche pullman per qualche studente pendolare. Aspettiamo un momento, nel frattempo vi proietto e faccio leggere una frase che è una metacitazione su quello che pensava Altiero Spinelli qualche decennio dopo, e un'altra è quello che disse Schulz nel 2014 ricordando Spinelli, il passato dell'Europa. Ce lo metto qui tanto che pensate, perché credo che ci sia quasi un dovere di reagire. Presidente, una grande lezione magistrale, grande, che mi ha preoccupato. Quello è il problema. Ci vuole l'aiuto. Cerchiamo di essere ottimisti, assolutamente. Ma è brutto così. Questo Schulz nel 2014, però bisogna dirlo con la sua il suo automatismo. Ho bisogno di un secondo aiuto. No, perché gli ho dato automaticamente il passaggio di 45 secondi, però forse.
Persone come Spinelli dobbiamo seguire i loro passi. L'Unione Europea non è venuta fuori dal nulla, si è dovuto lottare duramente per essa e molti padri e madri fondatori dell'Unione Europea dovettero lottare duramente dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché la gente non era preparata ad intraprendere quel percorso. Al contrario, in tutti i paesi c'era diffuso scetticismo verso l'unità europea, c'era grande scetticismo anche verso i tedeschi. Ma coloro che lottavano, questo era il problema, ora lo recuperiamo. Ecco. Ma coloro che lottavano erano contagiosi il loro entusiasmo, lo era Spinelli, come lo siamo noi in questa sala, anche questo non è scontato, perciò dobbiamo fare quello che fecero loro, dobbiamo lottare duramente per riconquistare la fiducia della gente, ma si può lottare solo se si ha la motivazione per quella lotta, a volte bisogna scavare profondamente per trovarla. Scusatemi, ma avevo erroneamente. A volte bisogna scavare profondamente per trovarla, a volte bisogna andare in un centro d'addestramento e allenarsi duramente, bisogna davvero prepararsi a correre sul terreno desiderosi di combattere duramente e buona fortuna per la lotta che ci attende. E Martin Schulz, sappiamo chi è un tedesco e quindi c'è questa sorta di passato che incombe su tutti i tedeschi, perché e però c'è anche secondo me proprio questa volontà recente, 2014, appena 2 anni fa, no? Presidente, io devo dire una cosa. No, vabbè, ma io volevo dire questa cosa, ho fatto una riflessione, intanto la sua è stata una lezione magistrale, sa anche per un professore, quali sono, quindi dico, per me è stata veramente straordinaria. Come giornalista non ne parliamo perché è altra categoria, lasciamo perdere. Ma quello che mi preoccupa a me è che noi abbiamo questa grande missione che emerge, abbiamo fatto la guerra, abbiamo tutto quello che vogliamo, oggi abbiamo la possibilità di diffondere la pace, ma come è possibile? Non riusciamo però. Parlo della mia esperienza, per esempio, come inviato in certi paesi, in Kosovo, faccio per dire, in Libano, in Iraq, in Afghanistan, tutte zone che io conosco perfettamente. Ma lo sa che i morti dove vengono sepolti, quelli che vengono e si uccidono tra di loro, nel giardino di casa, la mattina si esce e lei trova la tomba del babbo, la tomba del nonno, la tomba dello... Come si fa davanti a progredire se non si... Come vanno avanti questi ragazzi anche? Come è possibile? Eppure da noi deve partire, rischiamo noi stessi che abbiamo questa grande opportunità oggi di essere portatori di pace, perché siamo riusciti, per quello che diceva lei, più per solidarietà che per convenienza, secondo me, all'inizio perlomeno, a darci questa Unione Europea, che è una cosa grandiosa, secondo me, cioè, ma come facciamo a renderla veramente tale, a non fare tornare il campanile, dico il campanile per esasperare, ma a non far tornare paese contro paese? Lei è stato in Kosovo e ha visto che cosa era sempre successo in Libano, sulla Blue Line, e ovunque. Come si fa a dimenticare quando la mia mamma o il mio babbo sono sepolti lì, tutte le mattine io vado e mangio pane e vendetta? Insomma, come si fa a fare questo? E non penso ad altro. Ecco, questo non riusciamo, perché al di là delle parole occorrerebbero veramente degli atti di un stradivi diversi, secondo me. Bisogna andare avanti. Perché questo sarà ancora un processo, secondo me, molto lungo, da bisnipoti forse, se ci riusciremo. Questo io voglio dire.
cosa si può fare? Se c'è qualcuno di voi che vuole intervenire con il microfono, così c'è la ripresa e rimane quello che voi dite e chiedete. Credo che non sia stata una domanda tanto per fare quella che vi è stata fatta, di esprimere il vostro stato d'animo più che il vostro punto di vista razionale, se ho ben capito. Cioè siete, così come il presidente Giuliano Amato vi ha interpretato, no, mi piacerebbe anche a me, visto che poi con alcuni di voi devo continuare a lavorare, la cooperazione, sarebbe bello che qualcuno di voi aiutasse a capire più. Facciamo per alzare quelli di voi che pensano di essere a colori come io vi ho descritto, e cioè sul versante dell'accettazione dell'altro, del non sentire dentro di sé. Vogliono alzare la mano? Però è bello. Beh, insomma, siete già abbastanza. Però per esempio c'è Mademoiselle là con gli occhi che non ha alzato la mano. Sì, lei. Cioè chi non ha alzato la mano? Spieghi perché, non è che viene cacciato via, ci mancherebbe altro, ci dobbiamo capire. Lo vogliamo rieducare, no? Beh, non esageriamo. Quello ci pensava a compagno. Allora, uno che non ha alzato la mano e che ritiene di spiegarci le ragioni per cui non l'ha alzata, lo troviamo. La domanda era semplicemente: io ho attribuito alla vostra generazione sentimenti, perché di questo si parla, non di calcoli razionali, sentimenti orientati a favore della accettazione del diverso, la convivenza col diverso, la ricerca della cooperazione col diverso, anziché il vade retro, io mi chiudo con i miei e gli altri tra i piedi non li voglio. Ecco, fondamentalmente la divisione corre su questo terreno. Ecco, chi è sul primo versante, chi non ha alzato la mano, teoricamente sarebbe sul secondo versante. Non li voglio tra coglioni, si dice in gergo tecnico. Ecco. Allora, chi alza la mano è questo. C'è questo ragazzo proprio davanti a me che ha una bellissima maglietta con scritto Cuba che non ha alzato la mano. Vabbè, allora tutti sono tutti d'accordo. E non c'è un dissidente, non abbiamo dissidenti. Va bene, rifaccio la domanda. Allora, alzi la mano chi ce li vuole. Chi ce li vuole? Quell'altro non ce li vogliono, eh? Insomma, però facciamo una verifica. Alzi la mano chi non ce li vuole. Alzi la mano chi è contrario al diverso, chi se fosse stato inglese avrebbe votato per il Brexit. Nessuno, ti credo. No, però io questo va chiarito, perché c'è chi avrebbe votato per il Brexit, che così si sarebbe levato dagli inglesi. Questo è un altro. Allora avrebbe trovato anche delle mani alzate, messa così. Vabbè, insomma, credo che abbiamo scavato abbastanza nella loro anima, che è prossima al pasto.
noi sappiamo che perlomeno ma volevo soltanto osservare su Brexit che da quel che ci dicono le statistiche, come sarebbe stato assurdo che non fosse, i giovani hanno prevalentemente votato per il Remain. No, per la verità quello che vi ho detto non era solo una mia impressione personale, ma è in genere ciò che dicono le ricerche e le statistiche sugli atteggiamenti delle fasce generazionali rispetto ai temi europei. In genere appunto l'usciamo, il chiudiamo, riguarda di più le generazioni adulte e vecchie, e appunto la ragione è inesorabilmente quella che insomma io ricordo sempre una ricerca che feci fare quando ero ministro dell'interno sull'immigrazione, per dire, e ricordo, mi è sempre rimasta impressa la risposta di una signora che vive, speriamo, in un quartiere periferico di Milano, che rispose: io da quando ci sono quelli lì non esco più di casa, perché vedo sempre quel gruppo di ragazzi con le scarpe da tennis, e questo era ritenuto già una cosa da non fare all'epoca, all'angolo che parlano, è una lingua che io non capisco e io ho paura. Quindi davanti al non conosciuto la reazione con paura. Una ragazzina che magari li vede dice: oh che bello, c'ho qualcuno con cui uscire, magari pensa questo, ecco, e va a farci una chiacchierata per capire che tipi sono, tanto finché è di giorno sull'angolo di casa non ha ragione di pensare subito che le possa succedere qualcosa. Quindi è vero che è così, e quindi... No, l'importante è che manteniate questo atteggiamento anche invecchiando, e questo è il punto. Alla mia età non è più necessario, potete diventare reazionari, cattivi, tanto il male che potete fare è limitatissimo a quel punto col passare degli anni, ma che arrivate all'età adulta conservando tutto questo, insomma, in modo da ricomporre ciò che detta la ragione e ciò che detta il sentimento. Se si ricompongono, la partita europea è vinta. In realtà quello che diceva il mio amico Capecchi riguarda il resto del mondo e riguarda il fatto che siamo ancora alle prese con culture nelle quali la morte è un paradosso, ma la morte è pane quotidiano, e la morte, nonostante sia pane quotidiano, desta tuttavia fortissimi moti di vendetta ed altro, e quindi c'è una specie di circolo vizioso. E questi sono processi che esigono molto tempo per essere cambiati, esigono, insomma, queste cose tendono ad accadere anche, diciamo la verità, dove i livelli di istruzione sono più bassi, dove l'istruzione, quando c'è, tende ad essere molto monista. È chiaro che se a me viene insegnato soltanto il Corano, interpretato in modo follemente bellicoso, c'è poco da fare, insomma, o mi ribello, però c'è chi si ribella, insomma, e attraverso alcuni simboli si determinano dei passi. Quella ragazzina, come si chiama, Malala, quella ragazzina afghana, che ha avuto il premio Nobel e che dice: con una penna e con un libro io posso cambiare il mondo. Quella è un missile sparato dentro il male che insomma finisce per ridurne un po'. Poi ce ne vogliono diverse di Malala, però insomma quello che lei ha già fatto e che rappresenta in Afghanistan per le ragazze afghane, sì, sì, e la corsa verso un'istruzione che non sia quella di Corano,
Beh, questo è importantissimo. Queste donne yazide che sono venute fuori denunciando tutto quello che hanno subito da questi mascalzoni all'Isis, anche queste hanno determinato in Iraq un principio di cambiamento. Le cose cambiano così, in effetti. Non farsi sommergere e moltiplicare gli effetti di chi ha il coraggio di alzarsi. Vediamo. Ragazzi, pare che sia arrivata l'ora di chiudere. Sì, dei pulli. Prima di salutare e ringraziare veramente molto per la chiarezza e per il fascino, diciamo, no, di questo approccio, volevo dare al Presidente Amato anche un piccolo conforto sulla natura dei giovani o dei piccoli. Una sperimentazione che abbiamo avviato ora in una scuola elementare di Grosseto, filosofia con i bambini, insieme al professor Maurizio Iacono, tutta impostata su quei bambini lì e su loro, diverse classi faranno questa sperimentazione. Un nostro riferimento è il lavoro che il professor Iacono ha già fatto, sostenuto dalla Fondazione San Carlo di Modena, e speriamo che sostenga anche noi in futuro, per quest'anno no, ma insomma ci speriamo. Due libri sono Le domande sono ciliegie e Le piccole ragioni, che testimoniano, perché sono libri scritti con le domande dei bambini, dialoghi tra i bambini, la sperimentazione già fatta in alcune classi, e è straordinario. È straordinario, le domande sono ciliegie perché da una domanda all'altra, e questa sperimentazione è far nascere un pensiero critico, ma far nascere il dialogo attraverso la maieutica e attraverso delle forme di solidarietà dialogica fra i bambini. E i bambini sono straordinari, sono loro che si è stimolati, quindi non c'è nessuno che impone nulla, però se lasciati crescere così con l'educazione al dialogo vengono fuori. Questo è un grande conforto rispetto al futuro. Molto bene. Grazie. Meno male che c'è lei a Grosseto. Ma ora se ne va e deve essere lui. Le grandi regine si assicurano una percezione. Ora rimango prima, domani pomeriggio, il pomeriggio